Bentornati a un altro incredibile sabato con Red. Sembrava l'intro dell'albero azzurro. Questa, oggi parliamo di questa. La Maxim 9 della Crytek, nonché la mia nuova pistola, nonché una delle robe più nuove lanciate sul mercato dell'Airsoft, che personalmente adoro, che ha una forma tutta sua, sembra una pistola uscita da Cyberpunk, ma in realtà è vera, esiste ed è fatta così per un determinato motivo. Ci sono un sacco di cose da coprire, sono veramente ipato perché l'adoro alla follia. Sigla che poi partiamo. Ora hai presente quando tipo vai al ristorante e sei tu e tutti i tuoi vecchi amici di scuola e ti dicono no, massimo 9. Maxim 9 Crytek. Maxim 9 Crytek è una pistola che nella realtà è una pistola silenziata. Questo blocco che vedete qui davanti, che nel nostro caso è fatto in alluminio ed è vuoto, nella realtà non è fatto in alluminio, o perlomeno non nello stesso alluminio, e non è propriamente vuoto, e serve a silenziare al massimo questo modello di pistola. Che, tra l'altro, siete pronti? Tenetevi strette le mutande. È a canna fissa, quindi si va a muovere solamente metà del carrello, come la Beretta M9A3. Sì, la mia nuova pistola assomiglia o ha delle features in comune con la M9A3. Coincidenze? Questa bambola ha un sacco di features interessanti che io adesso andrò a spiegarvi. Primo punto veramente molto interessante è il pattern della impugnatura, che come potete vedere è antiscivolo come le calze e ha questo pattern qui. Tra l'altro anche il logo Maxim presente sull'impugnatura come quella vera. Il che è veramente ottimo, io ci ho sparato un pochino e mi trovo veramente bene, non solo per la forma dell'impugnatura ma soprattutto per questo tipo di pattern che vi permette di bloccarla in mano in maniera veramente molto comoda e personalmente ha un'ergonomia molto simile a Glock. Aspettavate diverso? A proposito dell'ergonomia, un'altra cosa importante da dire è che potreste pensare che questo affare qui davanti sia estremamente sbilanciante e che quindi vada a sbilanciare e impedire una buona ergonomia della replica. Così non è. Perché tutta questa parte qui nella realtà è piena, ma nel nostro caso è vuota, è in alluminio e la parte posteriore è abbastanza pesante perché tutto il sistema di movimento è qui dietro e quindi questa parte frontale rimane molto leggera, il che non va a creare dei problemi di peso frontale all'arma da soft air. Arma da soft air, replica da soft air. Vai via, via. A proposito di questa parte frontale, una cosa molto importante è che possiamo andare a svitare questi due attacchi qui, muovere, smollare tutto questo e andarci a montare dentro. Sì. È nella versione non economica della pistola, si può comprare anche a parte, sappiate che potete metterci il tracciante che sta direttamente all'interno e l'effetto è veramente molto figo. Se volete spendere dei soldi vi consiglio di andare con quel modello lì. Troviamo grilletto pseudo geometrico, pseudo dritto, con sicura a grilletto, non troviamo un'altra sicura dalle altre parti, il tasto di sgancio del carrello è ambidestro, stessa cosa vale per quello di sgancio del caricatore che può essere ovviamente spostato. Andare a incamerare il primo colpo è molto semplice perché troviamo un carrello alleggerito, un semicarrello, la metà che si muove è leggermente alleggerito e troviamo queste ondine che vanno a facilitare il grip per portare indietro il tutto e andare ad armare. Una feature che sapete che per me è essenziale è la regolazione dello pop comoder, che in questo caso troviamo proprio qui. Possiamo andare a regolarlo con una brugolina e ci è indicato da che parte lo alziamo, da che parte lo abbassiamo, il che è veramente molto comodo. Già che siamo in questa posizione vorrei portare la vostra attenzione su questo finger rest, anch'esso tutto grippato, veramente molto figo, ovviamente ambidestro. Ragazzi, ma guardate quanto cacchio è bella! Dai, è stupenda! Il copri alloggiamento per MRMRM può essere andato a rimuovere, ovviamente potete metterci direttamente poi dopo il sistema di puntamento optoelettronico per pistola GBB da soft air che preferite. Devo dire che la cosa che a me stupisce e che rende questo affare veramente incredibile è la meccanica, perché ci sono delle accortezze sul corpo della replica che sono veramente stupende. Un'altra cosa stupenda, e non è neanche la parte migliore,
è questo. Credo che con la Maxim 9 Crytek abbia deciso di dire: sai cosa? Io ti faccio una pistola che non avete mai visto, te la faccio piacere, te la faccio imparare a piacere, e vado a rivoluzionare non solo il mondo del soft air mettendoci dentro una pistola nuova, producendo qualcosa di nuovo che non lo faceva nessuno da un po', ma anche facendo uno stack di caricatore a gas con della testa, che è perfetto. Questi caricatori sono incredibili, non solo sono lo stesso modello che monta sulle Glock VFC, perché la pistola è compatibile con i caricatori delle Glock della VFC Gen 5, 17, mi fermo a quelli VFC della 17 Gen 5, perché sì, può sparare anche con i VE certe volte, ma non mi prendo nessun tipo di responsabilità, il fatto che monti all'interno non implica che sia adatta, e vi avverto che con le VE non monta quasi mai, così lo sapete. Ma le features importanti sono che quest'affare pesa 20 grammi, a darcene, è di una leggerezza infinita, è completamente o quasi in polimero, non ha la valvola posteriore e non rischiate di andare a perdere il fondello del caricatore, cosa che, mannaggia il demonio, VFC, devo aver perso qualcosa come 17 copriculo dei caricatori targati Glock in tutti i dannatissimi campi d'Italia e mi costa 15 euro, uno è un pezzo di plastica e salta via. E altra feature ovviamente importante è che troviamo la valvolina proprio qui. Per il resto è un caricatore bifilare da Glock che tiene, a differenza della realtà, non 17 colpi, ma i soliti 21-22. E pensate che non siamo neanche a metà delle nuove feature che quest'affare introduce e... Scusatemi, devo rifare perché ho detto duce. Ce la posso mettere questa? E non siamo neanche... Visto che ne mancano ancora tante, andremo abbastanza speedy, perché sono quelle, sì, interessanti, ma che sono abbastanza self-explicatory. Quindi farò una bellissima carrellata delle robe che preferisco di quest'affare. Punto 1, non ti tradisci. Troppo presto! Troppo presto! Nonostante questo modello sia particolare, possiamo comunque andare ad attaccare un rail qui sotto, grazie a questo sistema Keymod, sì... è Keymod, però possiamo andarci a montare comunque gli accessori e un mirino. E sì, il mirino sotto, di tromboido, torcia, laser o il mirino se volete sparare al contrario. Le tacche di mira di quest'affare sono veramente tanta roba. Ci permette di andare a allineare le tacche di mira in maniera perfetta e ripeto, l'ho usata veramente poco e sento già la stessa dimestichezza che avevo con Glock. Sarà perché sono incredibile nell'uso delle pistole? È possibile, ma vi assicuro che questa ergonomia insieme a queste tacche di mira sono fenomenali. Tutti i loghi più belli sulla pistola. 1, 2, 3 e 4. Cioè, c'è proprio il... cioè, indica... Ragazzi. Red venduto, Crytek ti paga per fare questo tipo di recensioni, mi fai schifo, questa pistola fa cacare, sembra uscita da Robocop. Cazzata enorme, vaffanculo. C'è una fondina dedicata, che è sempre prodotta da Crytek. Attenzione, non potete mettere dentro la pistola con il laser o un accessorio montato qua sotto perché non monta. La fondina non ha tasti di sgancio dedicati, si incastra semplicemente dentro. Ve lo dico giusto perché lo sappiate, io personalmente non ci voglio andare a montare un laser sotto, uno perché non lo usiamo mai nel soft air, o perlomeno io non lo uso mai. Quello che verrebbe comodo è una torcia, ma tenendo conto che vuole essere una pistola da assassino, boh, non lo so, non mi piace, la preferisco in questo modello. Ho già spiegato che l'estetica di quest'affare è stata fatta così perché questo è un silenziatore. Il vantaggio però, e la cosa che personalmente mi ha catturato, è che non l'avete mai vista una roba così. Sembra davvero una di quelle pistole uscite da Cyberpunk. Ha una sua personalità e questo è quello che tendenzialmente mi cattura. Anche perché uso Glock, sono letteralmente zero personalità, ho dovuto compensare con questa. Ve ne ho data una vinta, basta. Basta. Materiali? Ottima fattura, come fa Crytek? Vabbè, basta fare l'imbecille, dai. I materiali sono veramente buoni, l'impugnatura ovviamente è in polimero, la parte frontale è in alluminio alleggerito e la parte posteriore, quella scarrellante, è anch'essa in metallo, non alluminio, ma è fatto veramente molto bene. Tra l'altro, se la guardate da vicino, notate come ci sono poi vari pezzi montati insieme che non è sempre lo stesso materiale, la verniciatura è diversa. Ma ovviamente non è tutto oro quel che luccica. Sì, quando parliamo di Crytek, farò io il War Rage, che quindi diventa un Red Rage. Red Room. È un 10, ma l'estetica ad alcuni non piace. È un 10, ma costa. Costicchia. È un 10, ma fondina dedicata? Accessori?
Sì, perché ovviamente molto bella, molto tutto quello incredibile, ma ha un costo abbastanza alto. Trovate il link in descrizione per saperne di più. I suoi caricatori sì, sono compatibili con quelli della 17 Gen 5 VFC, ma quelli costano occhio della testa. I suoi costano ancora di più, benché siano incredibili, lo torno a dire. E sostanzialmente abbiamo un tipo di fondina, se non ne vogliamo usare una morbida o una dedicata che da arma vera, sostanzialmente, che costa anche quella parecchio. Pure è costato molti soldi. L'unica cosa che ci possiamo montare sopra è il dot, o altrimenti la dobbiamo usare singolarmente in questo modo. Questi sono gli unici tre punti deboli che mi sento di dire. Para veramente molto bene, trovate la prova di tiro su Instagram, perché sì, vorrei poter dire di essere il primo a fare questo ragionamento, ma sarebbe falso. Il primo a domandarsi se questa pistola fosse effettivamente interessante, bella o un ne, è stato il buon Rico, che non è il pinguino di Madagascar, ma è Rico Airsoft, che si è domandato effettivamente se questa pistola fosse bella o no. Quello che vi posso dire è che appena l'hanno presentata, la mia faccia è stata questa. Ma davvero? Perché quando effettivamente hanno buttato sul mercato qualcosa di nuovo in questo mondo ormai saturo sempre delle stesse cose, mi aspettavo qualcosa di diverso e invece mi sono trovato questa. Ma una volta che ho potuto metterci le mani sopra, una volta che l'ho vista dal vivo, una volta che l'ho impugnata, provata e vista, mi sono innamorato. Personalmente è veramente bella, performa veramente molto bene e soprattutto è qualcosa di nuovo e bisogna premiarla, non solo perché è nuova ma anche perché ergonomicamente, funzionalmente e tante altre cose che finiscono in niente, è veramente un prodotto valido. Io non ho altro da dirvi se non che dovete controllare tassativamente in descrizione se volete saperne di più, perché non solo c'è il link di questa pistola ma anche il link del Monopoly Software Shop, negozio di attrezzatura da software, sportiva, outdoor, bushcraft e avventure nel mondo, che vi permette di trovare tanta attrezzatura che vi può servire a ottimi prezzi. Tra l'altro venite a seguire anche su Instagram perché pubblichiamo non solo la prova di tiro di questa pistola ma anche un sacco di altre cose interessanti e rispondiamo alle vostre domande, mi raccomando, perché ci impegniamo per starvi vicino e voi dovete stare vicini a noi, solo quelli maggiorenni però. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro uno splendido sabato, una bellissima domenica piena di partite di soft air e divertimento e come al solito, stay angry! Questa bambola ha... Oh, io...